in quarto di finale contro la Roma dal Camp Nou, e anche la rete numero 500 del Barça nella competizione. Gli ospiti però non perdono la Trebisonda, e al 35esimo Mané fallisce la ghiotta chance del pari sparacchiando al lato su un geniale invio di Milner in verticale. Poi l'ex City si mette in proprio armando il destro da fuori, palla al lato, non di molto. La partita vive anche momenti di nervosismo prima dell'intervallo. Milner fa arrabbiare Messi per una spallata gratuita, Suarez litiga al solito con mezza squadra avversaria, adrenalina a mille, ma al secondo tempo è quello che vi avevo detto prima, si apre subito una grandissima parata di Stegen sul destro a giro di Miller, ma il portiere tedesco si ripete con una parata strepitosa sul velenoso sinistro rasoterra di Salah al 52esimo, e blocca in sicurezza la stoccata da pochi metri di Milner, azione pregevole con servizio a rimorchio di Salah e velo di Wijnaldum al 59esimo. Io sul tiro di Salah, che l'ho visto bene in prospettiva dall'altra parte, ho perso 3 anni della mia vita. Il Barça fatica e Valverde si mette paura, fuori Coutinho, dentro Semedo per coprirsi di più. La mossa funziona perché gli arembaggi del Liverpool calano di intensità e qui certo. Si accenda il dios del football, Leo Messi, rimasto sornione per una mezz'oretta. Al 75esimo, una delle rarissime ripartenze blaugrana, ecco il raddoppio. Fabinho in scivolata toglie la palla a Messi, Sergio Roberto la tiene viva, una carambola favorisce Suarez che colpisce la traversa, ma sulla respinta Leo rapido e fortunato a inseccare il 2-0. 7 minuti dopo il capolavoro su punizione, un sinistro all'incrocio da oltre 25 metri che ha tutto 27. Esattamente, tu che ha tutto, potenza, effetti, imprevedibilità. Il Liverpool è un pugile suonato. Salah avrebbe almeno la possibilità di portare un colpo prima della campana, ma da due passi fallisce il palo a porta vuota. Al 96esimo invece è Dembélé a ciccare clamorosamente il poker. Sarebbe stato oggettivamente troppo per il Liverpool. Ad Anfield servirà comunque un miracolo a banda di Klopp per sentire suonare di nuovo la musica della Champions in finale, e speriamo di no, speriamo che la sentiamo noi al Wanda Metropolitano, ma sarà una battaglia, lì alla cancia, come dice Leo, di Anfield, alla cancia storica, alla cancia, come dice Leo, di Anfield. Ma sì, su quello che parlavamo prima su Valverde, sullo schema di gioco di Valverde, in un'intervista gli hanno parlato di quello, la formica è diventata seria. E che ha detto? E ha firmato. Dice: non ho niente da dire su questa vicenda. Dice: soltanto ricordo che tante volte il rivale ci impide sviluppare il nostro gioco. Niente più. Va bene, tutti che stanno aspettando i gol, li mettiamo. Partiamo da quelli del Leo con Levante. Una cosa, ma sì, prima che parlavamo dei grandi portieri. Vogliamo inviarle un augurio di pronta recuperazione a questo grande portiere, a Iker Casilla, il portiere del Porto, che ha sofferto un infarto, e speriamo che si recupera. Ovviamente penso che era la fine della sua carriera, con questo penso che si ritirerà dal calcio. Sicuramente si deve ritirare. Va bene, andiamo tanti a sentire auguri, Iker. E cominciamo, siamo come al solito in ritardo, ma i temi sono tanti, e anche la bellezza del raccontare il Barça e queste grandi vittorie. Ci aspetta una grande notte il 7, martedì 7 a Anfield Road. Fortunatamente molti di noi ci saranno, da me, da Massimo Lippi, a Sergio Ronetti, a Pietro Locatelli. Non vediamo l'ora, ma vogliamo vedere il Barça al Wanda Metropolitano a Madrid per vincere questa benedetta bip e portarla alla Cibeles. Vamos a sentire prima Raku e poi il nostro Fedor Martinez di Onda Cero. Vamos. Suarez, Rakitic Suarez, che torna a giocare amb el croat, que fa un canvi d'orientació del joc, descongestiona la part dreta, la dona a l'esquerra per Alba, Alba amb Dembélé, Dembélé amb espai, ara en té 3, continua Dembélé, es va obrint, s'atura, continua Dembélé en la jugada individual, ha superat 2 defenses, continua Dembélé a la frontal, Dembélé amb Arturo Messi amb Dembélé a l'interior de l'àrea, intenta la rematada, hi ha un defensa passada enrere per Luisito, el retall, el xut de Luisito, hi ha 2 rebots, la recupera Arturo amb Messi, el retall de Messi, el xut de Messi, gol! 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 Gol!
da chi? Da chi? Da chi? Da chi? Gol da chi? Gol da chi? Gol da chi? Gol da chi? Del fill! Del futbolista! Del patito! Del mio da tots! Da Roma, clau della storia recente del Barça! Del capità del Déu! De Lionel Messi! El Barça que hi anava, ho ha intentat una vegada i dues i tres i quatre i cinc i sis i set i vuit i no hi havia manera, i no hi havia manera, i al final Luisito que xuta i a dos rebots, el segon se'l queda Arturo Vidal que aconsegueix fer-li arribar la pilota a Messi, el retall de Messi a la frontal de la petita i la rematada, gol! Gol del Barça! Gol del Déu! Un gol que pot valer una lliga! 17 y media la segunda parte. Dembélé, Dembélé entre dos contrarios. Qué bien se ha marchado de Coque levantando la pelota. Conduce todavía el esférico. Blaken se la quite. Qué maravilloso el mosquito. De cinco. Chino de cinco. Dembélé. Dembélé a la frontal. Toca corto para Arturo Vidal. Este para Messi. Messi en la media luna adentro para Dembélé. Recorta, se frena en seco. La aguanta. Toca de cara para Luis Suárez. El pistolero chuta. Ha salvado. Queda el rechazo para Arturo Vidal. Toca de cabeza para Messi. Messi al área. ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Tenía que ser él! ¡Messi! Gol adjudicado por Cetelem.es. ¡Han esperado que saltara al campo el Mesías! ¡Era el 16 de juego de la segunda parte! ¡Que se engalane Calanetas! ¡Que se ilumine el fútbol! ¡Que saluden al campeón! ¡La pelota la roba Arturo Vidal! ¡Toca con el pecho dentro del área! ¡La mata abajo! ¡La controla Lionel! ¡La controla el Mesías! ¡El Capitán Maravillas! ¡El hombre que está cambiando la historia del fútbol! ¡Y la cruza! ¡Inmisericorde! ¡Inapelable! ¡Genuino! ¡Al fondo de la portería! ¡Ropajes de campeón! ¡Aroma de campeón! ¡Messi! ¡Messi ha cambiado la historia del fútbol! ¡Messi! ¡Otra vez en protagonista en el Camp Nou! ¡Ya se sienten campeones! ¡Barcelona 1! Pilota Busquets, no Busquets amb Alba, Alba a l'esquerra de la línia de mig, justita amb la pilota Busquets, Busquets la situa al cercle central per Arturo Vidal, la deixa rodar Arturo Vidal, s'associa en un toc amb Sergi Roberto, que torna a combinar amb el xilè, encara al mig del camp de Liverpool. Canvi d'orientació del joc d'Arturo Vidal, la passada és boníssima per Coutinho, Coutinho que fa un mal control, la dona enrere de tota manera per Alba, la centrada d'Alba, Busquets, Luisito, la remata de gol! ¡Gol! Volíeu que marqués a la Champions? Volíeu que marqués a la Champions? Volíeu que marqués a la Champions? Doncs el dia que s'havia de marcar, quan el Barça ho estava passant malament, apareix el nou, apareix el depredador, apareix l'uruguaià, apareix un jugador universal, estratosfèric, espaterrani, descomunal! Gol del Barça! Gol del depredador de la sabana futbolística! Obertura a la banda esquerra per Coutinho, Coutinho Alba, la centrada d'Alba és per penjar-la en un museu. I el toc subtil, inapel·lable, definitiu, del depredador de la sabana futbolística. Gol del Barça, gol de Luis Suárez. Ets l'hòstia, Busquets, Rakitic, té la pilota al mig centre defensiu del Barça, que fa una passada vertical pel Messi, Messi encara als defenses, continua Messi, Messi la posa a l'interior de l'àrea, el servei per Luisito, la rematada al travesser, Messi, gol! Gol! Qüestió de màgia i sort. A vegades el futbol també és qüestió de màgia i sort. I el Barça estava patint de valent.
i el Liverpool que collava i collava i collava i semblava que l'empat a 1 estava molt més a prop que el 2-0. Doncs no ha estat així. Rep Messi entre línies, encara els defenses, la posa en profunditat per Sergi Roberto, el refús curt de la defensa, li cau el depredador, el depredador remata pràcticament amb la cuixa al travesser i el refús del travesser va parar el pit del millor del món. Controla amb el pit, controla amb l'escut, controla amb l'amor propi i rematada, porteria buida de Leo Messi, del petitó, del déu, del millor de tots els temps. Aquell moment de màgia, aquell moment de sort, mitja hora de la segona part, Barcelona, a veure, Liverpool 0, l'embranzida de Leo Messi. Aplaudiments de suport al Camp Nou. RAC1 en directe des de les Corts. El xut a Messi, gol! La rematada de Messi amb l'esquerra, el xut de falta des del rebador de casa seva, és un d'aquells moments de moments, és aquell instant sublim que ho justifica tot, és aquell segon meravellós que ens permet explicar-li al món per què ens agrada aquest esport, per què sentim passió per aquesta samarreta. És possible que ara tingueu taquicàrdia, potser teniu suors fredes, potser teniu una mica de vertigen, potser us fa la sensació que al·lucineu. No passa res, no passa res. És la síndrome de Stendhal. Davant de tanta bellesa esteu impactats. És un instant sublim que ho justifica tot. Leo Messi acaba d'executar a la perfecció una falta a la dreta d'Alisson. Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Eccoci che siamo, ecco, di nuovo in diretta. E abbiamo il nostro primo ospite, Giovanni Cardarello, il nostro grande John, giornalista sportivo di Serie A.com. Ciao Giovanni. Serianews.com. Ogni volta mi scordo news, John. E non ti preoccupare. Ciao Mazzo, ciao Alberto, buonasera a tutti. Allora un viaggiorno, 55 minuti al Sanchez Pizjuan. Sempre, mamma mia. Leganés 2, Siviglia 0. So Siviglia non ci vuole proprio andare in Champions League. Questo, come dire, questo è l'effetto Monchi. Esattamente, è arrivato lui e è crollato tutto. Allora, esattamente. Oggi guarda, faccio un fioretto, lo dico subito all'inizio della trasmissione, non dirò cattiverie. No, anche perché guarda, oggi ce ne sarebbero una vagonata da dire, quindi è meglio, come dire, che mi fermo. Oggi fioretto, nessuna cattiveria. Allora, a proposito, non diciamo cattiverie, ma insomma, diciamo che insomma, il Barça non era il Barça del Pep, non era il Barça di Luis Enrique, era un Barça più pratico, quasi italianista per 20 minuti, per 25 minuti del secondo tempo. Ma insomma, tu vedendo dalla TV, che sensazione hai provato? Guarda, vuoi la verità, cioè nel senso che cosa mi veniva in mente? Sì. Ci sono stati dei momenti nei quali ho avuto la sensazione che il Liverpool addirittura dominasse la partita. Esattamente, anche da per tanto tempo ha tenuto il pallino del gioco, però la cosa fantastica del Barcellona di quest'anno è esattamente questa, e cioè che riesce in un contesto di gioco meno brillante, meno spettacolare, meno, come dire, che non ti tira via proprio l'applauso,
però poi alla fine c'è Leo e